finalmente sono anche io un felice possessore dell'edizione Variant del Topolino numero 3500. E di questo devo ringraziare il mio fumettaro di fiducia, che, conoscendomi molto bene, ha ordinato la copia prima ancora che io passassi per farlo. Ciao ragazzi! La felicità per aver potuto prendere questa copia Variant è doppia. Innanzitutto perché personalmente considero questa copertina molto più celebrativa rispetto a quella regular. E poi perché intorno a questa edizione Variant sono circolate un sacco di speculazioni cui immagino già conosciate. A tal proposito, se volete ripassare o se non le conoscete affatto, vi lascio in descrizione un video in cui Alain ha esaminato attentamente il caso di questa Variant confrontandolo con altre Variant edite da Panini negli anni passati. Personalmente, prima di proseguire con l'esame dell'oggetto fisico vero e proprio, vorrei semplicemente dire come personalmente mi regolo con le Variant. Poi ovviamente una valutazione personale che sta a ognuno. Nella maggior parte dei casi, infatti, acquisto una Variant solo se la copertina effettivamente mi piace. Come è avvenuto, per esempio, nel caso della Variant dedicata al Giro d'Italia. Andiamo però alla copertina del numero 3500, edizione Variant. Già al tatto la copertina risulta leggermente più rigida rispetto alla copertina regular. Inoltre l'immagine dietro Topolino presenta un effetto che possiamo dire in qualche modo lenticolare. In seconda di copertina possiamo invece apprezzare l'illustrazione realizzata da Ivan Bigarella per i colori di Luca Merli senza alcun effetto lenticolare. Mentre in terza di copertina c'è cioè quello che probabilmente è lo sketch definitivo della copertina. Infine, in quarta di copertina, dove in fondo ci sono gli accrediti della illustrazione, troviamo che l'effetto lenticolare è stato esteso anche alla figura di Topolino. L'illustrazione ideata da Bigarella richiama, tra l'altro in maniera abbastanza esplicita, proprio il numero 1. Infatti Bigarella ha rappresentato Topolino nella stessa foggia con cui lo vediamo sulla copertina del primo numero del Tascabile. Per tutti questi elementi, questa copertina è indubbiamente molto più celebrativa del 3500. Con l'edizione regular, Fracello aveva però, e questa è sicuramente una motivazione per la scelta dell'illustrazione proposta, la necessità di dover celebrare al tempo stesso tre, diciamo così, traguardi. Il primo, il Natale, visto che il numero usciva proprio a ridosso delle festività natalizie, quindi il 3500, e infine il personaggio di Zio Paperone, che festeggiava 75 anni proprio su quel numero. Non mi dilungo oltre relativamente al 3500 perché ho già espresso un parere sia sul video dell'unboxing sia nella recensione sul mio blog. Di entrambi questi contenuti trovate i link in descrizione. C'è inoltre un terzo motivo per cui sono contento di questa copia che mi è arrivata. Come è stato raccontato nella diretta di Fisbee in cui era ospite il direttore di Topolino Alex Bertani, alcune delle copie Variant, a quanto pare soprattutto quelle ordinate online, presentano uno strappo nella pagina 121, che è praticamente mancante. Questa copia, che mi è arrivata, ripeto, tramite l'ordine in fumetteria, è per fortuna anche lì intonsa. D'altra parte, personalmente, una copia rovinata, per quel che mi riguarda, acquisirebbe molto meno valore, anche se forse ho il sospetto che in questo caso potrebbe succedere l'esatto contrario. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!